fatto appunto che ci fosse un utilizzo di queste sostanze che era vietato alle donne e agli uomini era permesso, qualche dubbio poteva anche qualche crearlo. Per cui non è certo mia intenzione difendere il buddismo rispetto al cristianesimo, so benissimo che anche il buddismo c'è. No, era un esempio no, che no, mi ma, in mente rispetto a quello allora, che il buddismo, dicendo, diciamo, cioè, il mio punto però hai capito cosa intendevo. No, assolutamente. Però è chiaro che la cosa interessante che si è posta, che volevo dire, che ho detto all'inizio e forse non l'ho più portata avanti, è il fatto che l'Occidente ha questo grande merito, io lo tengo un grande merito, che pone l'accento sull'individuo, cioè tutte le altre società in qualche modo pongono avanti il gruppo, per cui anche questo tipo di esperienza deve essere un'esperienza di gruppo. Con quello che può venire da dire anche di negativo, l'individuo in qualche modo è responsabile delle proprie azioni, per cui anche l'esperienza psichica fatta da un individuo ha un tipo di forza molto diversa rispetto a quello che vengono fatte appunto in un villaggio amazzonico da gente che la fa perché fa parte della loro cultura, no? Cioè non cambia nulla, cioè quando vedi i documentari di questi che si sparano le penate nel naso e diventano uccelli, diventano giaguari, certo, fantastico, dal punto di vista nostro per noi è fantastico, però detto questo cosa cambia? Sono società in cui ancora oggi appunto ci sono i tabù, ci sono delle piante che non si possono essere toccate, la donna mestruata deve stare fuori dal villaggio, cioè non sono cose che particolarmente eclatanti, no? Se ci immaginiamo una società più libera, ammesso che poi queste cose, come dicevi tu, l'evoluzione debba essere sempre considerata qualcosa di migliore, no? Non sempre nella storia è stato. Però penso che sia interessante appunto porre l'accento sul fatto che noi siamo degli individui e siamo tra i pochi sul pianeta che abbiamo questa volontà, questa necessità di sperimentare le cose in prima persona, che sia appunto la scrittura, la poesia, che sia il parapendio, che sia qualsiasi cosa, cioè noi vogliamo farla da soli, per cui l'Occidente ha questa benedizione e maledizione che qualsiasi cosa deve essere in qualche modo rapportata all'individuo. Noi veniamo fuori dall'illuminismo, veniamo fuori con tutti i suoi errori e quant'altro, veniamo fuori da un tipo di rivoluzione francese che in qualche modo ha posto come punto di riferimento l'individuo, che poi sia stato applicato o meno in un altro paio di maniche. Per cui questa è la cosa interessante. La cosa interessante è che come questo tipo di esperienza fortissima, che non è certo né superiore né più incredibile rispetto a appunto tu citavi la meditazione, la preghiera, tutte le società hanno in qualche modo sviluppato delle modalità per modificare la coscienza. C'è un libro famoso di Ed Rosenthal che ne conta 380, si è messo in testa, ne ha fatti 380, in cui è solo, fai conto, una decina hanno a che fare con l'uso di sostanze. Il resto sono appunto la postura, la respirazione, lo yoga, i bagni freddi, cioè, potete stare qui. Comunque, detto questo, il buddismo stesso, certo, ha una fantastica nomea perché appunto pacifista, bla bla, in realtà sappiamo che la seconda guerra mondiale, sappiamo c'erano delle brigate di monaci zen al servizio dell'imperatore che hanno combinato dei disastri allucinanti in Cina perché appunto andavano, questa idea che loro hanno avuto l'illuminazione e gli altri no, tagliavano le teste ai cinesi perché appunto c'erano questi battaglioni a posto di buddisti che andavano appunto a fare il bardo sì, sì. E tagliavano la testa ai cinesi. Incrociati cristiani. Esatto, per cui non è che fossero migliori o peggiori. Per cui spero di divertirti un po'. Sì, era andare. Volevo continuare un pochettino sul discorso che ti ha chiesto lui. Sì. Lui ti ha chiesto se allora secondo te è possibile, visto che è anche un po' il cuore del tema proposto, se è possibile che vengano utilizzati per una, come che avevi detto, un cambiamento? Beh, liberazione. Una liberazione. E tu hai risposto, citando Hoffman, che anche io ho sentito far di questo discorso a 108 anni, quindi chiusura del suo percorso, ha detto che però deve aiutare a riconnettere alla natura, lui citava proprio le rose che aveva davanti, e ha detto mettere in discussione l'ego. Nella carrellata di usi che hai visto, di cui ci hai citato forse solo un frammento, so che ne conosci tanti di usi che sono stati fatti, tu hai visto qualcuno, hai trovato un filo da qualche parte per
per prenderlo nel modo giusto, nel senso per prenderlo, riuscire a utilizzarlo in questo modo verso una messa in discussione dell'ego, perché non sono né credo i gruppi piccoli, gruppi sovversivi o con piccoli gruppi con guru, né l'uso individuale, né l'uso delle società, nessuno di questi si riesce a trovare una chiave perché lo si usi per connettersi alla natura e mettere in discussione l'ego. Beh, è un discorso ovviamente molto molto delicato, anche perché ha a che fare con un tipo di chiamato tu strutturi la tua mente, no? Cioè è difficile dire a tutti va bene quel tipo di esperienza, a tutti va bene quel tipo di sostanza, a tutti va bene seguire certe vie. Io più vado avanti, più studio questa cosa, più sono d'accordo con Axel. Axel diceva la società ha bisogno di passi, bisogno di passi che non sono certo i passi quelli di aspettare che qualcosa accada, ma lui diceva questo tipo di esperienze deve essere fatte a poco partendo da chi? Dagli scrittori, dagli artisti, che sono quelli che in quel modo trasmettono l'immaginario. Quando trasmettono l'immaginario, questo immaginario può in qualche modo coinvolgere anche persone che non hanno nessun interesse a fare questa esperienza. Quando uno vede un quadro, un grande quadro di Bosch, tanto per dire uno dei più famosi e conosciuti, certo non tutti quanti hanno l'obbligo di essersi fatti di segale cornuta per capire cosa succede in quel quadro, sta bene, però in qualche modo assorbe un'esperienza, assorbe un tipo di percezione che ti entra, ti entra a far parte della tua conoscenza, perché appunto quando vai nei musei, quando sperimenti, appunto leggi un libro che ti colpisce profondamente, questo ti avvicina a un tipo di percezione che in qualche modo ti rende partecipe, e solo essere partecipi evitare di fare disastri in questo senso, perché appunto il tuo ego si ferma perché ascolta anche quello che c'è di fianco a te, cioè in qualche modo vuole in qualche modo interagire con te. E penso che attraverso la lettura, attraverso l'arte, attraverso la discussione, attraverso la poesia, attraverso gli innamoramenti, questa cosa possa avvenire e non può mai essere disgiunta dal corpo. Questo è il grande insegnamento di Hoffman, no? Cioè tu non puoi queste cose farle pensando che il corpo non serva più. Cioè il corpo è quello che accarezza le rose di Hoffman, che guarda le farfalle che svolazzano e che appunto scopre l'amore nelle altre persone. Poi c'è un'altra cosa interessante che stavo seguendo negli ultimi anni, che c'è una visione paranoica di questa cosa, che è quello di Jodorowsky. Jodorowsky vede in uso delle sostanze una grande vendetta da parte dei vegetali nei confronti dell'uomo. Per cui Jodorowsky fa parte di questo, cioè non è una sua idea, però insomma lui la struttura meglio, dice che in realtà noi gli esseri umani sono il grande intruso in Gaia, cioè Gaia, questo grande organismo naturale, l'uomo è stato in qualche modo messo dall'esterno, lui porta appunto, non è solo, ma porta come pezza d'appoggio, perché sono molte mitologie che parlano di esperimenti genetici, le divinità che arrivano da qualche posto e creano l'uomo sulla terra, per cui non fa parte di questa struttura. Per cui il fatto che l'uomo mangiando i funghi, fumando e quant'altro si riconnetta con lo spirito vegetale, in realtà è una vendetta dei vegetali che quando cercano di riconquistare il primato in questo grande ambiente che è unico, no? Per cui c'è anche questa, che però è interessante da se non altro da come suggestione, no? Grazie. Io volevo chiedere, tu hai fatto il contrapposto, quindi liberazione e controllo, no? Però hai fatto degli esempi fino agli anni 70 con l'LSD, con la psilocibina. No, sono nato anche il Santo Daime sino ad oggi più o meno, no? Sì, però il Santo Daime è comunque una ripresa antica che poi viene ripresa da un organismo chiamato Chiesa. Parliamo invece di un organismo chiamato Stato, con le sue spie, e di seguite queste nuove sostanze psicoattive che hanno luce post LSD, quindi ad esempio la sigla TUSI, che poi raggruppa un sacco di droghe enteogene, tra cui molto meno diciamo equilibrate rispetto all'LSD, e
vorrei chiederti, non so, o le metanfetamine che vanno di moda adesso negli Stati Uniti, questi cristalli che io non ho voluto provare perché ne avevo timore, però ho provato i tussini in varie forme e sono estremamente più potenti rispetto alle LSD. Sono... Vabbè, no, certo, la chimica non si è arrestata. Cosa pensi di queste nuove sostanze enteogene rispetto alla liberazione e rispetto al controllo? È una corsa al rialzo, ovviamente. Cioè, ovviamente c'è questa... Come tutto, le sostanze non sfuggono al consumo, cioè il consumo non è che sia solo relativo alle automobili, ai vestiti, ma il consumo fa parte, cioè richiede anche questo tipo di accumulare esperienze, no? Per cui i shulgin, quando i famosi shulgin, che continuano a creare nuovi tipi di sostanze, a un certo punto anche loro hanno capito che non c'è la fine. Nel senso che, certo, il cervello è infinito, la mente è infinita, però si corre il rischio appunto di diventare qualcosa di una bulimia intellettuale senza fine, come coi cibi diventa quelle sostanze, cioè esattamente la stessa cosa. Cioè, certo, la chimica non si ferma, non si fermerà, andrà avanti, la chimica l'ha fatto con... le materie plastiche ha devastato il pianeta perché non può andare avanti, cioè non c'è etica, cioè nella chimica non c'è etica, come nella scienza non c'è etica, cioè sinché non ci sarà una forma di utilizzo tra virgolette sano, anche se è una parola un po', capisco che può cadere in mille tipi di imbarazzi vari, però e finché non si trancerà questa idea di consumare ad ogni costo ogni esperienza e non farla diventare parte di una crescita personale, non c'è fine. Oggi sono appunto le metanfetamine, domani chissà che cosa saranno. Cioè, basta pensare alle modificazioni genetiche, basta pensare al DNA, cosa stanno combinando. Mentre noi parliamo adesso, stiamo in qualche modo intrattenendoci in maniera molto gradevole tra di noi. Sono laboratori che stanno pensando delle cose veramente orribili sul nostro futuro, veramente orribili. Stanno coltivando delle cose che meglio non sapere cosa stanno coltivando in questo momento nei vari laboratori. Cioè, il giorno che usciranno da quei laboratori, volenti o nolenti, alcune tipo di ricerche, saranno qualcosa di veramente catastrofico. Facciamo l'opposto.